Ciao bambini, sono la maestra Alessandra. L'attività che vi propongo oggi si chiama caviardage. Per ricordare meglio questa attività, possiamo collegarla al caviale, che ricordiamo essere quell'alimento di colore nero che si ricava dalle uova di pesce. Quindi caviardage è una tecnica di annerimento, di fatto, è una tecnica artistica che ci permette di ricavare della poesia dai racconti. Per poter realizzare questa attività, in realtà non abbiamo bisogno di quasi nulla che non possiamo reperire in casa: articoli di giornale, stralci di riviste, racconti, fogli con racconti appunto già scritti che avete tranquillamente in casa, che potete facilmente reperire. Io, per esempio, per l'occasione ho stampato per voi due pagine tratte dal romanzo di Luis Sepúlveda, che è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Mi sono dedicata in particolare a questo autore cileno, al quale tutti noi rivolgiamo un particolare saluto e gli auguri di pronta guarigione, perché sta affrontando una battaglia dura contro il coronavirus. E comunque è un romanzo che vi invito a leggere perché è molto, molto, molto bello. Io ho ricavato, praticamente ho stampato queste due pagine, ecco, ho letto il racconto che parla di una storia d'amicizia tra due animali. Ma in realtà mi sono focalizzata solo su alcune parole. Quindi io inizio, come procedo? Inizio a leggere il mio testo, a concentrarmi su alcune parole, le sottolineo, ma poche parole devo sottolineare, pochissime parole, perché da queste parole dovrò ricostruire una frase di senso compiuto, una riflessione o addirittura anche una poesia, perché è anche una tecnica di espressione poetica il caviardage. Per esempio, io ho sottolineato o evidenziato: seduto sul davanzale della finestra, ti perdi. Dopodiché, come procedo? Cerco di trovare delle parole che, legate insieme tra di loro, possano darmi appunto una frase di senso compiuto che rispetti chiaramente i criteri di logica. Vi faccio appunto un esempio di come si procede. Ecco, abbiamo, ripeto, evidenziato sempre le prime parole, quelle che io ho voluto in particolare evidenziare. Voi in realtà potete trovarne tantissime altre, ecco, soffermarvi su altre, ho annerito le altre. È venuta fuori una riflessione, che vorrei condividere con voi. Seduto sul davanzale della finestra, ti perdi, è un sapore fantastico. Passa molte ore sul balcone osservando un paese molto interessante, fondato da persone schiave. Quando sarai grande, sogna viaggi in paesi lontani a bordo di un veliero che solca i mari. Ecco, in realtà questa riflessione nasce da un racconto che parla di tutt'altro. Ecco, quindi ho ricavato una poesia, insomma, se così si può chiamare, o comunque uno spunto di riflessione da un testo che racconta in realtà di tutt'altro. È una riflessione che faccio a voi che vivete in questo momento particolare di restrizioni anche sociali, e vi invita a trascorrere del tempo anche davanti alla finestra o sul balcone a guardare quello che vi circonda, perché avete un potente strumento che è l'immaginazione, che vi consente di creare nuovi mondi diversi da quelli che stiamo vivendo. E come completo la mia opera di caviardage? Non è finita qui, perché posso sbizzarrirmi a disegnare, colorare, inserire appunto dei disegni per completare questo lavoro. Per esempio, io in questo caso ho realizzato in maniera molto semplice ed elementare, voi sicuramente saprete fare meglio di me, ho realizzato un gatto con una gabbianella, che appunto sono i protagonisti di questa storia. Ho riscritto un po' come va fatto nel frontespizio del libro Luis Sepúlveda. Ho riscritto il titolo del romanzo e, ripeto, ho annerito utilizzando, ecco, una matita colorata nera, un pennarello, una penna nera, insomma quello che avete di scuro, di nero. E nulla, questa è un'attività che potete svolgere tranquillamente anche in casa insieme alla vostra famiglia. Magari quando siete tutti quanti a tavola, ognuno realizza il proprio caviardage. Vi saluto e vi mando un abbraccio.